per interagire. Apri. Marta, non lo so, l'ho preso a caso. Ha perso, ha trovato. Penso. Andiamo, grazie, grazie Matteo. Io, cioè, adesso tutto non è che lo sappia, sinceramente. Tac. Prendiamo su. 12 luglio 1944. Ma tu guarda tutto? Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e qui le vette l'ho scordato a casa mia. Perdi, grazie, grazie! Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano. Cinematic Sanissimo. Oh, va bene, eh. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della mia. Venga, un po' più avanti. Così non la copro. Piccola. Grazie. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con l'apo. C'è del PC? Sì, 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 assolutamente. Fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa. Per certo. Almeno per ora. Rigorosamente. No, no, cioè, non, sinceramente non mi va di leggere tutto. Me la porto di... No, no, me la porto di e chiudi. Teniamocelo presto, ma andiamo a fare un giro. Ah, mi deve chiamare lei perché sono sordo. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Ok, sto arrivando. Come dici? Va bene, non la ho paura. Accendo, ho paura. Solo la sua luce. Almeno quando si sveglia, sa che deve scendere per la colazione. Ho paura. Qualcosa lo lanciano. Si sta. Che io sia Marta e che non possa sentirle. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai se. Ok, quindi probabilmente ci saranno delle scene nelle quali noi dovremo decidere. Ok. E tipo, ad esempio, non posso uscire perché se esco è palese che loro mi abbiano. Dovresti mettere via il diario. I libri e i giochi di quando ero piccolo. Ma non me lo porto dietro il diario. Però mi piace. Chiudi la cassetta. Infatti ho detto che da console parte. No, 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 noi ragazzi non abbiamo niente di censurato, spero. Sono circa le 9:30. Vabbè. Allora posso scendere, mi sa. Secondo me devi chiudere la cassetta. Dici che devo chiudere la cassetta, perché? Perché non sei Giulia, sei Marta. Però borsa. Eh no, questo lo legge tutto, quindi sinceramente non voglio di leggerlo. ha ragione anche lei, però non... È il 18 luglio. 1944, va bene. Senti, forse posso scendere allora. Parti sono censurate. No, no, ma noi abbiamo tutto libero così. Chi c'è? Chiudi la porta. Lo segnano sempre, chiudono la porta. Qui è bloccata, non so perché. Casa mia, però non posso andare in tutte le stanze. Vabbè. Non nevica spesso da queste parti. Che bella la foto, però, eh. Questo ci hai fatto proprio bene. Fa proprio capire che è un'epoca. Sì, vabbè, adesso io sinceramente guardo tutte le immagini. Non ne ho tanta voglia. Quindi le lascio qua. Questa porta è chiusa. It was at this moment that he knew. He Amo, ma che? Ah, mi ha graffiato, piccio, non faccio queste cose qua. Mi ha graffiato, ma che cazzo, cioè, non sto facendo niente, non è che ti devi spaventare. No, voi ridete, ma ti giuro sulla mia vita, mi ha graffiato, te lo giuro, mi ha graffiato. Chi hanno chiuso proprio il... Cioè, no, ma appenditi con le mani, tanto non è che... Signor Piccio, no, per favore, c'è un gioco horror, poi se devo... Questa è di Giulia. Quando sono stata qui con la tata. Ah? Questa era la mia tata. Ok, va bene, andiamo sotto a fare colazione. La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta? Che bastardo che sei. Colpa di Piccio. Non lo vedi? E con la macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Lui è bellissimo, mi piace il padre, ma piace un sacco. Va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Donna, lei è indemoniata comunque. Oh my god! No! Il gioco è stato fatto sviluppato interamente da italiani. Grazie, Verdi, grazie anche solo per un bit. Lei ha fatto bene.
I preparativi del funerale impegneranno molto. Questo è un po' drammatico, quindi sicuramente... me l'hanno detto che è fatto da italiani. Infatti spero che possa... Dai, che possa comunque... insomma, sorprendermi. Allora, K per vedere gli obiettivi, adesso li guardiamo. Assassino a San Cassano. Giulia Costa. Aia. Grazie Ferdi, grazie veramente. Lei è molto gentile. Grazie. Comunque. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Non si vede in live, ma mi ha graffiato, eh. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Allora, questo, vabbè, Giulia. Angosciati, ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene e... Allora, guardiamo gli obiettivi. Un attimo! Volevo sapere se parlava anche della sorella. Ma aspetti un attimo, guardiamo gli obiettivi. Signor Piccio, le inviamo la foto dei graffi, dopo se può... Hello, motherfucker! Madonna, hello! Dopo, signor Piccio, se può, pubblichi la foto su... che le voglio far vedere a chiunque c'è qua. Dai. Che mi ha graffiato, io lo giuro, mi ha graffiato! Vabbè, andiamo avanti. Allora, Marta leggerà sempre il giornale, quindi devo fare come lei, per forza. Va bene, capito? Ogni mattina ci svegliamo e legge il giornale. Vabbè. Devo mettere una mia foto in questa cornice vuota. Lo dicevano sempre con Marta, ma non l'abbiamo mai fatto. Ok, va bene. Mi piace avere sempre la macchina fotografica con me. Quindi, no, quando meno lo si presenta l'occasione, però scusate, ok, va bene. Ha lasciato, perfetto. Dobbiamo prendere anche. Ok, basta. Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo. Tana, che cattiveria! Alle ore 21:30. Partendo dall'abitazione delle stime. Ai. Piccio, la prego, veramente, primi miglioramenti del tesseramento, il tesseramento alimentare non mi interessa. Ok, poi c'è sto giornale, dai, mi interessa. Dove? Discoteca? Non può pubblicarlo in live, no, vero? Allora, questa la devo prendere. Back. Per Giulia. Per fotografare sempre di più. Il babbo. Va bene. Dove l'ha messa in tasca? Scattare la borsa. Posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Va bene. Qualcuno qui fuori. Facciamo. Cos'è questo? Cioccolata. Un privilegio per pochi di questi. Mangiamolo però. Non può pubblicarlo qua, vero, in live? Potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Dov'è il muretto lì davanti? Adesso però. Un attimo però. Marmellata e caffè. È tipica colazione. Tipica colazione di Marta. Dov'è il caffè? Preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. In pieno inverno mi mettevo a dormire accoccolata accanto al fuoco. Andiamo di fuori a fare una foto di uccellino, dai. Vorrei mica diventare un carboncino. Ma quanto è grande sta casa? Cioè, quanto è grande sta casa? Dov'è la foto? È vicino? Dov'è il balcone qui per fare... Allora, prendiamo la macchina fotografica. Vabbè. Allora, stai per usare la macchina fotografica di Giulia. Ok. Per fotografare quello che ti piace, ma anche perché tu l'elementi. Ok. Un'icona apparirà per indicare i punti di particolare interesse quando hai impegnato la macchina dell'icona. Quando l'hai impegnata. Se la distanza corretta. Ok. Premi E per la macchina fotografica. Ok. Non ho sbloccato nessuna skin. Vabbè. Smetti di osservare. Cerca il punto che vuoi fotografare. È enorme, sì, ma cioè, vabbè, che ho fatto per continuare. Ok, io per esempio devo fare questo. Stai per scattare la tua prima foto. Amplificare la simulazione, l'anteprima della foto della girare, bla bla bla. Nella realtà dell'immagine, va bene. Vedi? Cioè, che è un cecchino. C'è un cecchino questo qua. RF per regolare l'altezza. Vabbè, poco, va bene. E Q. Ma è appena diventato un gioco d'aerei. Va bene. Rotazioni. Va bene. No, Q per metterla via. Q. Adesso non so più metterla via. Ok, continuo. Q per... apri il pannello. Control. Sta roba. Quella macchina fotografica esiste realmente. Io sinceramente non lo so. Cioè, non lo sapevo queste cose. Cosa devo fare? Disposto correttamente. Ah, ok, bella. Ok. Tipo così, secondo me. Ah, beh, però è una figata.
Posso mettere più a fuoco rispetto a altri. No, vabbè. Va bene, ho modificato però. Regolazioni. Nascondi regolazioni. Ah, va bene. Una volta chiusa questa finestra, aggiunta per scattare. Va bene. Se per scattare non ho fatto un elemento... No, non mi interessa allora. Mettiamo via troppo lontano, troppo... Space scatta. Vabbè. Va bene, vabbè, mettiamo via. Non mi ha fatto la clip, la prendo dopo la live della registrazione. Ok, va bene, adesso li guardiamo. Complimenti, va bene. Ma fammi cavare sta roba. Su! Dov'è l'uccellino qua? Ma vado in giro così? Fammi cavare. Chiudi. Chiudi, adesso mi avvicino, vedo dov'è il coso e andiamo a cercare. Ecco, vedi, ecco, devo fotografare quello. B, no, era Q, vabbè. Q. Vabbè, questa direttamente. Vedi, lì c'è l'uccellino. Ok, dobbiamo fotografare quello. Io penso che vada bene così. Cosa dice lei? Io non vedo l'uccellino. No, dice che sto prendendo. Come non vedo l'uccellino? Ho visto, no, però. Allora ci dobbiamo avvicinare, aspetti. Ci dobbiamo avvicinare un pochino, dai. Cioè gli stiamo andando in bocca un uccellino. Questo cosa sarebbe già scappato? Se qua a sinistra sei fuori fuoco. Ah, ok, troppo lontano. Esposto. Ok, ah, ma cioè, non è un gioco facile questo. Per fare una foto. Vediamo che vai avanti anche con la telecamera. No, ma gli vado qui. Vedi, adesso c'è illuminato, si vede che sono messo bene. Ok. Cioè, ma in realtà soggetto inquadrato a fuoco. Bene. Teoricamente, vedi, posto, paese. No, ma io non la regolo, mi va bene così la foto. Obiettivo aggiornato, io voglio fotografare base, non è che... Da poco un generale dell'esercito tedesco. Andiamo. Prima faceva le fotografie sul fronte, e ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Capite se può essere usata per raggiungere più velocemente i luoghi intorno a casa. Solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticare. Andiamo dentro. Sì, ma non sto a perdere tempo a regolarla. Una volta che fa la foto, che ho fatto l'obiettivo. Allora, sicuramente dopo si attiverà, ti servirà per quello che ti dico. Ok. Sviluppa, scatta una foto in giardino, l'ho fatto. Sviluppa e stampa la foto nella camera oscura in cantina. Andiamo subito a farla. Ok, tanto questo l'ho fatto. Andiamo in cantina. Dov'è la cucina?